Bella a tutti raga, oggi siamo ritornati qui con un video. Allora, oggi come avete letto dal titolo andremo a provare appunto la colla primo. Guardate questo. Da 75 ml che ho preso dai cinesi appunto. Stavo dicendo che l'ho presa ieri appunto dai cinesi quando era il mio elastico. Se non siete andati a vedere il video di ieri, andatelo a vedere. È la What's in the Box Challenge. Allora, e niente, direi di cominciare. Ci servirà appunto della colla, un contenitore, del bicarbonato di sodio, della schiuma da barba che non ce l'ho però voi mettetela e una tentante. Io uso l'appretto. Ah, e poi qualcosa per il mescolare, userò una semplice forchettina. Allora, ok, allora l'ho aperta, ho semplicemente tagliato qui. Ecco. E poi per richiudere basta usare questo. Se ovviamente si mette a fuoco. Ecco appunto questo cosino. Ok, allora incominciamo a mettere la colla. Cioè, raga, innanzitutto guardate qua, è liquidissima. Ok, io ovviamente andrò a fare una piccola prova per vedere ovviamente se funziona. Ovviamente ho tagliato un po' troppo, questo non si chiude, quindi ci andrò a mettere uno stuzzicadente. Vabbè, non fa niente. Lo richiudo dopo. Uff, però perché non si chiude? Ok, allora. Ecco appunto, guardate. Buonissima. Aspettate, vi allargo un po' di più la visuale. Ecco. E così. Appunto, vado a prendere anche il colorante perché mi sono dimenticata, scusate. Ok, allora, adesso mi è venuto in mente che ieri ho comprato questi brillantini molto belli, li voglio andare ad usare ovviamente. Ci iniziamo a mettere pochi e poi vediamo se bastano. Adesso sono bellissimi, c'erano di un sacco di colori, però io ovviamente li ho voluti prendere fucsia. Allora, andandola a mescolare con questa forchettina, perché non uso la spatola, perché appunto è gigantesca. E lo slime è minion, tipo. E guardate, è bellissimo. Ecco. Allora, aspettate un attimo. Ok, raga, non mi trovavo e voglio fare così, appunto. Guardate, cioè è liquidissima, tipo, vabbè. Comunque, poi andiamo a mettere del bicarbonato. Allora, mi raccomando, di bicarbonato ce ne vuole talmente poche. Sì, si potrebbe mettere a fuoco, forse sarebbe meglio. Beh, metto qua dentro. Ecco. Già andiamo a mettere tutto quanto dentro. E andiamo a mescolare. Allora, speriamo che con l'appetto il bicarbonato si addensi.
Appunto, però fare gli slime piccoli è davvero difficile. Ok, allora adesso lo vado ad addensare. Ok, allora ci ho ripensato e lo voglio andare ad addensare con lui. Per vedere appunto la reazione. Guardate, si sta praticamente sciogliendo. Quindi io penso che con l'appretto non funzioni, perché guardate. Sì, è praticamente sciolto. Proviamo a mettere un altro poco di bicarbonato. Ui. Aspettate. Ok. Come vedete, non si addensa. Quindi io volevo comprare con la gigantesca della prima, però è meglio se ho fatto così, appunto. Uffi. Perché? Oh. Aspettate, aspettate. Fermi tutti. Fermi. Vedete? Si sta addensando. Cioè, guardate. No, vabbè, si sta addensando e vai. Speriamo che però non venga ricottoso, perché già vedo che mi è abbastanza ricotta. Guardate che bello. Però ci vuoi aggiungere un altro po' di brillantini, perché onestamente così non piace. Guardate quanto è bello. Mannaggia. Ecco. Avete visto? Molto bella questa cola. Speriamo però che... capitemi. Appunto sta salendo molto glitteroso. Visto? Molto glitteroso. Appunto, se ci riesco e se ho tempo, ci andrò a mettere anche la copertina. Cioè, ragazzi, se ci fate caso, mi sembra uno di quei gelati. Con la panna e con le more. Bellissimo. Speriamo però, perché lo sapete, con slime sono una pasticciona. Ecco, finalmente. Guardate, come cola. Vedere. Ok, allora
Sì, è bello, però guardate, è un po' ricattoso. E poi si appiccica ancora, guardate. Che schifo. Guardate qua che schifo, aspettate. Ok, allora ho aggiunto un altro poco di appretto. Diciamo, una mezza botta perché... Guardate, se lo andrei ad allargare. Sì, si allarga, però no, cioè, ha la consistenza come la colla Giotto e la Vinavil. Però comunque è unicornosa e pucciosa. Cioè, guardate. Molto bellina. Io a questa colla gli do un 8 perché guardate. Non so se riuscite a sentire, però aspettate. Comunque, cioè, si può fare. Perché vuole fare una cosa semplice e non d'artista. Guardate quanto colore è bellissimo. Comunque sì, è bello. Sì. È uguale alla colla Giotto e Vinavil, però questa è meglio. Quindi vado a levare i residui di prima. Quindi lo andiamo a mettere nella sua apposita ciotola dove l'abbiamo fatto. E lo andiamo a far riposare. Allora, però io in questo video, oltre a farvi vedere la colla primo, vi volevo anche far vedere lo slime trasparente che mi sembra che ho fatto il tutorial come è venuto. Adesso lo vado a cercare un attimo. Ok, era questo. Sì. Allora, è questo. Non è diventato molto clear, però vabbè, comunque è bellino. Bellissimo. Cioè, non bellissimo perché comunque, guardate, comunque è molto jelly. E l'ho lasciato a sé stare, raga. E comunque l'ho fatto con questa colla qua, la glue che ho comprato dai cinesi. Guardate, cioè, comunque è bello. Non è proprio elastico al 100%, non è clear al 100%, non è fluffy, però si può fare. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, vi mando un bacione e al prossimo video. Ciao!